Bentornati lettori e spettatori di badcomics.it. Sono qui oggi per parlarvi di un volume che mi è piaciuto un sacco ed è Quattro ragazzini entrano in una banca di Matthew Rosenberg e Tyler Boss. Un fumetto che alcuni di voi avevano già avuto l'occasione di assaggiare in occasione del Free Comic Book Day, durante il quale Panini aveva distribuito un albetto con il primo episodio di questa storia, che ora possiamo trovare in fumetteria e libreria completa, un volume che raccoglie tutta la storia, una graphic novel, un volume autoconclusivo, chiamatelo come vi pare. Quattro ragazzini entrano in una banca è una storia che inizia con dei toni un po' vintage, nostalgici, ragazzini anni 80, Stand By Me, I Goonies, Stranger Things, insomma, dei titoli già stracitati ultimamente perché diciamo che sono di moda, si potrebbe dire così, questo genere di storie, ma va in una direzione completamente diversa e il come è particolarmente interessante. Il racconto inizia con una partita, un gioco di ruolo con cavalieri, elfi, draghi, interpretati dai bambini, ma noi non vediamo subito i ragazzini del titolo, ma vediamo le loro controparti, i loro avatar nel gioco, li vediamo dialogare, li vediamo combattere e scopriamo qualcosa di loro con delle didascalie che poi verranno poi trasportate anche nel mondo reale. Rosenberg utilizza queste didascalie per descrivere i personaggi non sempre con informazioni fondamentali, ma con pennellate che ce li caratterizzano. È divertente perché ogni episodio inizia con un gioco. Prima abbiamo appunto un gioco di ruolo, come vi dicevo, poi ci sarà un videogioco, poi una partita con dei giocattoli veri e propri, tipo Toy Story, insomma, il mondo dei bambini ritorna, il mondo dei ragazzini, non chiamiamoli bambini o si offendono, appunto torna nell'incipit di ogni episodio, ma questi ragazzini si trovano a che fare con un mondo decisamente più pericoloso del loro. Perché? Perché incontrano fin da subito, fin dalle prime pagine, dei loschi individui, quattro criminali, quattro gangster, che cosa vogliono da loro? In realtà, con uno di loro, o meglio, col familiare di uno di loro, hanno un conto in sospeso. La povera Paige, che è la ragazzina, diciamo, la protagonista, il team leader dei quattro ragazzini, dovrà cercare di risolvere una situazione familiare un po' complessa, appunto c'è un conto in sospeso, e per questo chiederò l'aiuto del gruppo. Cosa dovranno fare? Ci sarà una rapina. Indovinate un po', quattro ragazzini entrano in una banca. Che titolo criptico. In una sorta di heist movie alla Ocean's Eleven o altri titoli del genere, in cui questi ragazzini devono appunto organizzare un vero e proprio furto a mano armata, qualcosa di pericoloso in cui non tutto andrà per il verso giusto, ci saranno degli inconvenienti, ci saranno delle sorprese, ci saranno delle bugie, ci saranno delle confessioni, insomma ne capitano di cose in questo volume. L'aspetto interessante non è solo il cosa, ma il come. Perché? Perché è uno di quei fumetti in cui la forma è significato, come in tutte le opere a fumetti, ma in questa in particolar modo è interessante lo stile di narrazione, l'impaginazione, la struttura della tavola. Diciamo che Tyler Ross, con i disegni, non eccelle dal punto di vista anatomico, ci sono delle figure un po' legnose ogni tanto, ma chi se ne frega, perché ha un utilizzo della tavola, degli spazi, veramente magistrale. Ci sono delle tavole, delle doppie tavole che sono incantevoli, ci sono, adesso sto cercandolo per vedere se riesco a trovarlo, ecco, ci sono addirittura delle pagine con 24 vignette in una sola pagina, questi dialoghi serrati degni di alcuni fumetti di Bendis, oppure anche di Alan Moore, che viene citato in modo molto elegante. C'è una citazione a Watchmen
che i fan del fumetto apprezzeranno. C'è una citazione a Star Wars che ho adorato, perché non è la solita citazione smaccata, plateale, no, è molto raffinata, è un dialogo che chiunque abbia visto Star Wars più di una volta, Star Wars Una Nuova Speranza, più di una volta non può non cogliere, però sono delle citazioni molto raffinate. Ecco, raffinato è un termine che utilizzerei per descrivere quattro ragazzini entrano in una banca, perché racconta una storia che potrebbe essere molto più spudorata, cacciarona, diciamo così, ma lo fa con un garbo e con uno stile. Le inquadrature delle scene non sono sempre le più efficaci per la narrazione, insomma, non sono le più utili a capire cosa sta succedendo, ma sono sempre le più stilose, diciamo, le più affascinanti dal punto di vista estetico. C'è una ricerca delle simmetrie, ci sono queste vignette, queste riprese dall'alto, queste riprese laterali, che è un po' Wes Anderson. C'è un gusto per la fotografia non indifferente, ci sono questi colori desaturati che non sembrano quasi voler raccontare con timidezza questo mondo, e il tutto è molto molto appropriato per quello che viene raccontato. Davvero, è un volume molto interessante, e vi riserverà anche qualche sorpresa. Il finale non vi dico nulla, ma riesce a stupire, ma è la corsa per arrivare al finale che è molto interessante. È un volume da leggere e poi da risfogliare per apprezzare le soluzioni grafiche che vengono adottate da Tyler Boss. Tyler Boss, tra l'altro, come si legge nella sua mini biografia in coda al volume, ha iniziato questo fumetto come tesi per la sua laurea alla School of Visual Arts di New York, quindi si è subito cimentato con dei virtuosismi che riempiono questo volume. Ci sono un sacco di scelte estetiche. Bang! Vi ricorda qualcosa questa onomatopeona? A me sì. Però appunto c'è un gusto grafico veramente pregevole. Questa ricerca visiva si può ritrovare anche nelle copertine, sparse per il volume, ma in coda ci sono raccolte tutte le variant ispirate a locandine di film famosi, quindi c'è un citazionismo anche in questo caso molto raffinato, c'è un gusto nell'adattare appunto dei poster cinematografici conosciuti alla storia in questione. È un fumetto ambizioso, sicuramente debitore anche dell'Occhio di Falco di David Aya, che cercava soluzioni grafiche praticamente in ogni tavola. Ne voglio vedere di più! Vediamo se dopo questo volume ci saranno altre graphic novel di questo genere. Rosenberg al momento è al soldo della Marvel per Punisher e X-Men, quindi chissà se avrà il tempo di cimentarsi con altri prodotti simili. Io spero vivamente di sì, perché se fosse un film avrebbe sicuramente un occhio registico particolarmente fresco, moderno, con un ritmo, un senso anche del tempo comico, perché c'è dell'umorismo dentro. Il ritmo è serrato, ci sono dei passaggi da una vignetta all'altra, da una tavola all'altra. Chissà se potremmo mai vederlo sul grande schermo. Non sarebbe uguale, perché quattro ragazzini entrano in una banca non è una di quelle storie che si vede, che un po' si respira il fatto di alcune storie sono pensate come quasi storyboard del grande schermo. No, qua c'è nona arte al 100%. I due autori amano il medium, l'hanno rivoluzionato, l'hanno accartocciato, l'hanno smembrato e hanno trovato delle soluzioni molto interessanti. Se siete curiosi di vedere queste soluzioni, date un'occhiata. È molto bello. Quattro ragazzini entrano in una banca, pubblicato in Italia da Panini.